Chiudi quel forno, Befana! Siamo! No, uffa! Ma perché la mia vita non può essere come un film Disney? Chiedo forse tanto? Come faccio a far entrare la magia di Disney nelle mie giornate? Con Disney Magic Kingdoms! Che sarebbe un videogioco per smartphone ambientato nel regno di Disney e pieno zeppo di tutti i personaggi, delle loro magiche storie. Perché lo faccio io? Evidentemente sono stata così brava nel mio primo gameplay, modestamente, che ho fatto subito colpo su questi signori dei videogiochi. E mi hanno chiesto di farne un altro, ma in fondo me l'avete chiesto anche voi nei commenti al video del mio primo gameplay. Ma questa volta non potevo assolutamente rifiutare, perché è un videogioco Disney! Devo dirvi di sì, per me Disney è una religione. Ok, non perdiamo tempo e cominciamo a giocare. Mi raccomando, nei commenti voglio leggere qual è il vostro personaggio preferito in assoluto Disney. Oh mio Dio, il mio qual è? No ragazzi, è impossibile, non posso scegliere. L'imperatore Kuzco. No, Isma. Mulan. Rapunzel. Ma no, la sirenetta Ariel. Ok, giochiamo. Once upon a time there was a magical kingdom, a beloved destination for children of all ages, a place where happiness flourished. The caretaker. Oh, è Topolino! Azza, Topolino, c'ha casetta caruccia. Ti sei sistemato bene, eh? Castello con le guglie. Quanto pagherà di Topolino su questo castello? Topolino, sono alte le tasse, ma quella è una statua di te Walt Disney insieme al centro della piazza? Oh, eccoci qua. Salve. Dunque, io l'ho già aperto e praticamente è un gioco in cui dobbiamo compiere delle missioni. E man mano che compiamo le missioni, da quello che ho capito, ci regalano i personaggi Disney. Io per adesso, finora, c'ho Pippo che sta lì e Sartella con Topolino. Tutto bene, ragazzi? Allora, missioni, vediamo un po'. Siamo una squadra fantastica, Topolino. Io scommetto che rimetteremo i piedi in regno in pochissimo tempo. Ci vorrebbe Alberto Pagnotta in questo momento. Beh, si fa quel che si può. Dove vanno? Aspetta, c'è un punto esclamativo. Oh, io sono sparite così tante cose. Sento veramente un idiota a fare questa voce. Però pensa come si sentirà il doppiatore di Pippo a fare questa voce. Cancello chiuso. Manda Topolino a cercare indizi. Topolino, vai. Oddio, stanno uscendo i corvi, uccelli neri che volano. Topolino è disperato. No, sta ballando. In realtà sta ballando. Perché sta ballando? Era disperato. Oh, è uscito Mago Merlino. Oh, che tipo, oh, che tipo, oh, che tipo. Ecco qualcosa di nuovo. Un cancello sinistro. Sono brava a fare Topolino, no? Quei corvi non sembrano molto cordiali. Alberto, credo sì. Non ho mai incontrato uccelli antipatici, ma si vede che c'è una prima volta per tutto. Come ride Topolino? Tipo così, beh? Mi so tagliare io. Sarà meglio chiedere a questi corvi di andarsene. Averli lì sul cancello dà al regno un'aria ancora più cupa. Trovi? Salve corvi! Vi dispiacerebbe andarvene da un'altra parte, per favore? Che dolce, lui glielo chiede. Addio pennuti, manda Topolino a scacciare i corvi. Topolino, vai. Chiedi ai corvi di andarsene. Topolino, vai. Topolino, vai. Ah, oddio, aspetta, aspetta, vedo una freccia sui corvi. Devo schiacciare io? Ma devo farlo io? Sì. No, che ho fatto? Ah, ok, ok, ok. Devo acchiapparli quando passano. Woohoo! Beh, speravo fosse più facile. Almeno se ne sono andati. Vabbè, dai, Topolino era una cazzata. Se solo Minnie avesse visto quest'atto di coraggio. Beh, ti saresti guadagnato un bacetto sul nasetto. Occhiti, pocchiti, wocchiti. Ottimo! Più volte lo facciamo, più magia creiamo. Libera il passaggio. Vai. Oh, Pluto, 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 Pluto. Complimenti! Hai trovato una stella? No. Ah, sono salita di livello. Ah, ok. Tre gemme colorate, fucsia. Chissà a che servono. Lo scopriremo vivendo. Qui c'è un portale succhiatutto, tipo Stargate. Che cos'è? Boom. Che è sparito. Ciao. Oh mio Dio, una coltre oscura si abbatte su Topolandia. Per eliminare questa maledizione ci sarà bisogno di tutta la magia possibile. Che possiamo fare? Sblocca il cancello. Tutta questa attività sta riportando indietro della magia.
magia. Ne abbiamo abbastanza per portare un po' di luce nell'oscurità. Forza allora, cosa aspettiamo? Ma dov'è Anacleto? Io voglio Anacleto. Come sei saggio, Merlino, io l'ho sempre, sempre pensato. Fai una magia per rimuovere la maledizione? 100 ampolle? Ma non lo so. Sì, ok. Ah, adesso devo slidare col dito. Malefica! Divertente. Qualcuno pensa di poter disperdere la mia magia oscura? Presto capirà come stanno le cose. Ormai il regno è mio. Cattiva. Disperdi la maledizione. Ottimo. Più eliminiamo la maledizione, più diventiamo forti. Che cos'è questo? Oddio, Pietro. Pietro gamba di legno. Ehi, questo posto mi piace. Specialmente ora che quella marmaglia sorridente e rumorosa si è levata dai piedi. E senza tutti quei bambini finalmente c'è un po' di pace. Penso che questo posto sarà casa mia, almeno per un po'. Pietro, stai calmo, cioè, almeno mi paghi l'affitto. E là, ciao Pietro, sei qui per goderti il regno? Io... Già, credo proprio che starò bene qui. E se ne va. Cioè, così, ci starò bene qui, però in realtà se ne va. Non avrei saputo fare di meglio. Adesso questa zona del regno è libera da questa orribile maledizione. Adesso se ne va Onolulu, visto che si è tolto dall'impaccio. Purtroppo mancano anche le risate e la felicità. Questo è un grosso problema. No, le risate e la felicità no. Ma ho la soluzione. Iniziamo a ricostruire, così torneranno anche i nostri amici. Cominciamo dalla ruota panoramica. Costruisci la ruota panoramica, vai. Un negozio. Oh, ruota panoramica di Topolino. Che bello. Allora, devo decidere dove metterla. Dove potremmo mettere un'enorme ruota panoramica? Possiamo metterla qui. Qui, al centro. Girala, girala, girala. Vabbè, no, dai, mettiamola qui. Girala, vedere, vedere, vedere. Oh, qui ci piace, vai. Ma ci ripicchia. Ricostruire la ruota panoramica ha fatto tornare degli amici nel regno. Sì, altri personaggi. Ehi, avevo detto che questo posto mi piace senza confusione. Fai sparire quell'obberobberio. Pietro è venuto qui a dettare legge, ma non penso proprio. No, Pietro, dobbiamo lavorare insieme per riportare la felicità nel regno. L'unica felicità che mi interessa è la mia. Rimuovi quella bruttura o saranno guai. Non penso proprio, zio. Non penso proprio. Io devo trovare il modo di aiutare Topolino. Potrei iniziare a mostrare la mia bravura con la chiave inglese. Dopotutto non c'è ancora un tuttofare nel regno. Pippo mi sembra proprio l'uomo giusto per diventare un tuttofare. Manda Pippo a controllare la ruota panoramica. Guarda, mo' tira giù come il castello di carte. Ehi Pietro, perché stai spaventando i nostri amici? Perché si stavano divertendo. I bambini quando si divertono cantano, gridano e diventano molto rumorosi. Questo è vero però. Stanno rovinando la mia pace e la mia tranquillità. Non la posso sopportare. Comincio a trovarmi d'accordo con Pietro. Lascia fare a me Pippo. Avrò una discussione pacifica e ragionevole con Pietro. Manda Topolino a vedersela con Pietro. Veditela con Pietro. Guarda, sconocchia. Oddio, l'ha fatto caprioleggiare. Bel tentativo topastro. La prossima volta non sarò così amichevole. Questo vuol dire amichevole per te? Sono d'accordo con Topolino. Resta da queste parti, ne vedrai delle belle. Personaggi, esploriamo. Oh, Minnie, Pluto. Sconfiggi il malvagio imperatore Zurg per sbloccare il contenuto. Che figo, l'imperatore Zurg è quello di storie. Paperina, Paperino. Sconfiggi Pietro il combinaguai per sbloccare il contenuto. Oddio, tutti i personaggi di Toy Story. Il perfido Dottor Prosciutto. Oh, pure i personaggi di Monsters & Co. C'è Boo. No, ci sta pure Rose. Sasuke, non hai archiviato le tue pratiche. Wally, che dolce. No, tutti i personaggi di Rapunzel. Fichissima madre Gothel. Oh, oh, oh. No, The Peter Pan c'è, sta solo Drilli, scusa. Il principe Filippo. Il principe di Cenerentola. Guarda com'è di legno il principe di Cenerentola. Ah, ci stanno pure gli incredibili, figo. No, vabbè, sto gioco è troppo figo comunque. Voglio collezionare tutti i personaggi. Ok, mi sono lasciata prendere la mano da quanto stiamo giocando? Tipo da 1 ora e 20? Vabbè, allora continuate voi. Cioè, continuiamo noi e continuiamo tutti. Ok, si chiama Disney Magic Kingdoms. Vi lascio il link nell'info box. No, che ve lascio il link nell'info box del nome, perché poi sta su Apple Store o su Android Store, o come si chiama lo store di Android. Comunque, adesso è il vostro momento. Mi dovete assolutamente scrivere qual è il vostro personaggio preferito in assoluto Disney. Grazie per aver visto questo video. Non dimenticate di followarmi su Facebook, su Instagram, su Twitter, su Snapchat, su... ma che ne so. Vabbè, dove trovate, followatemi. E noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Bene, ho detto tutto. Allora, ciao. Beviamo una cifra. Ciao.